Io sono Giorgia e sono qui per farvi un make-up tutorial. Ho già messo primer e crema prima, quindi direi di iniziare. Un trucco da tutti i giorni, quindi non troppo pesante. Non partirei assolutamente con un fondotinta perché sulla pelle non fa assolutamente bene, soprattutto se usato in quantità spropositate. Io metto semplicemente correttore dove mi serve, lo lascio leggermente in posa nel mentre vado ad applicare gel per sopracciglia, così che correttore e gel per sopracciglia non si incontrino, se no il correttore finisce nelle sopracciglia. Così. Poi andando a prendere una spugnetta leggermente bagnata, non troppo, vado a picchiettare, non a strusciare così, ma a picchiettare sopra il correttore finché non si spalma nelle zone dove vogliamo. Perché bagnare la spugnetta? Perché essendo una spugna assorbe il prodotto e bagnandola invece non assorbe, ma suma e basta. Dopo il correttore, come step, c'è chi mette prima la cipria, ma io passerei prima al bronzer, visto che lo utilizzo in crema e dopo ripasserò le polveri. E vado a farlo abbastanza alto per alzare lo sguardo del viso. Lo metto su fronte, zigomi e sotto la punta del naso. E con un'altra spugna vado a, sempre bagnata, vado a fare la stessa cosa. E se vedete che non si sfuma, passate con un pennello adatto, ovvero che abbia questa forma, e con un po' di calma dovrebbe sfumarsi. Perché caldo? Perché per le persone soprattutto chiare di pelle, ad esempio come me, utilizzare un bronzer caldo aiuta poi a scaldare il viso e a dare un effetto più abbronzato, mentre invece poi sul contour sul naso, infatti il bronzer l'ho messo solamente sotto, sul contour sul naso andrò a utilizzare un contour freddo per dare le ombre, per dare ombreggiatura al naso e farlo sembrare più sottile e naturale, non come sarebbe con il bronzer. Lo lascio invece in posa sotto il naso e aspetto poi di applicare quello liquido. Con la spugnetta poi vado ad uniformare, qua strascico leggermente per non far fare macchie, ma non se ne sono fatte praticamente. Dopodiché vado ad applicare un blush sempre liquido, perché ovviamente non si mischiano liquidi e polveri, e vado ad applicarlo sempre in alto per alzare lo sguardo e lo applico leggermente sulla fronte per non fare troppo distacco e leggermente sul naso. Per questo prendo un pennello e vado a sfumare col pennello, essendo liquido si sfuma veramente molto bene. Dopodiché andremo ad utilizzare la cipria, ovviamente in polvere libera, dove abbiamo messo il correttore e mentre aspettiamo che quella resti in posa, vi spiegherò come faccio io il contouring. Ora vado ad applicare la cipria. La cipria l'applico con questo, che si può trovare diciamo da tutte le parti, e mi è molto utile per applicare quanta ne serve. E vado a scaricare il prodotto sulla mano e ad applicarlo dove ho messo il correttore. Dopo andiamo a ripassare le polveri, ovvero il contour ma in polvere e il blush in polvere. Così facendo fissiamo, diciamo, i prodotti in crema e ripassiamo con quelli in polvere che poi serviranno per dare un effetto più naturale al viso. Ok, ora nel mentre aspettiamo che la cipria si levi, anche se non si vede molto perché non vado ad esagerazioni perché poi alla fine utilizzerò uno spray fissante. Vado a prendere una palette e utilizzare il pennello che ho utilizzato prima per il contour e vado a
ripassarlo assolutamente dove l'ho messa prima senza andare sulla cipria. Quindi zigomi, fronte, qua c'è la cipria, non so perché sia finita lì, fronte, l'altro zigomo e mento. Sotto il collo non la ripasso perché dopo andrò a fare il contouring freddo. Ora posso sfumare sotto il naso il bronzer che abbiamo messo prima e con un altro pennello vado a prendere un blush leggero perché quello che abbiamo messo prima era abbastanza abbondante. Così facendo scaldiamo un po' il viso e poi andiamo a mettere... andiamo a fare contouring al naso. La cipria io la tolgo con questo pennello qui, che è molto veloce. Basta fare così e toglie tutte le polveri in eccesso, anche gli altri prodotti. Come contouring utilizzo questo e come pennello per applicarlo utilizzo, se lo trovo, utilizzo questo che deve avere questa forma e vi spiego intanto come dovete fare. Dovete fare due linee facendole partire da qua, abbastanza marcate perché dopo dovrete andare a sfumare con una spugnetta e poi al punto in cui volete, diciamo, che si crei la pallina, se così si può chiamare, fermate le due linee e iniziate a creare il vostro contour. Io vado veramente molto di abbondanza perché poi riesco a sfumarla molto bene con la spugnetta, comunque mi ci trovo molto bene e mi fermo qui, faccio una linea, senza prodotto, faccio una linea.